Bene, eccoci tornati in studio, scusate, ma è fuori onda, so qualcosa di drammatico. Alessio, io andrei con le pagelle, vero? Perché quest'anno purtroppo l'amministratore di rossoverdi.com è disgustato da tutto quello che è successo E non l'estate, già non torto. già torto, non le fa più, quindi le facciamo noi cotte e mangiate. Ci stiamo attrezzando anche con le palette per le La prossime prossima volta. puntate, ma vediamo. Allora, cominciamo. Gianna Rilli, direi migliore in campo. Sette e mezzo. Ecco, Sette e poi c'è mezzo. anche amici simpatici che ci Sette. guardano e No, poi hai li visto? salutiamo, Li salutiamo, li salutiamo. salutiamo. Sette e mezzo, anche otto, perché la seconda parata, quella all'incrocio dei pali, è clamorosa. E non è la prima che fa. Quanti punti ci ha portato Gianna Rilli finora? Parecchi, penso. Parecchi, eh? Per dire all'amico che ci segue, che ci ricordiamo lui, mi ricordo che è di Alatri, glielo dico. Alatri, ecco, No, ma Alatri. sto scherzando. Ah, Alatri, Va città. bene, va bene, si scherza ovviamente. Pasquale Fazio, 5 e 6, mezzo. 5 No, e soffer mezzo. ha sofferto Eh troppo sì, Pinzan, 5 mezzo. e Va mezzo. 5 bene tutto, però e alla fine si fa la cura di Achillea anche a mezz'ora, invece qui la cura non. mezzo. Per Gamelli 6. 6. 6? Sì, 6 perché è 6. stato bravo a farlo Però c'ha fuoriare. ragione Gianni, sia lui che Di Achille devono migliorare nell'uscita a linea dell'aria. E quello anche Di Achille, Qualcuno eh? Qualcuno per me è un idolo, mi però dovrebbe anche deve migliorare un po' su sta allenare. cosa. Oh no. Non lo so, Achillea ma secondo me il difensore lo sarà solo che deve uscire subito. 6 e mezzo. Sei e Forse ci mezzo. manca anche un po' di fitto a centrocampo su 6 e questa mezzo. cosa. No, Fitto a Achillea 6 e centrocampo mezzo. non c'è, è diverso, non è che ci Di manca. Achille 6 e mezzo, 6 e dai. mezzo, sì. Bene, Lopez 7. 7, 6 e mezzo. 6 e mezzo, 7, siamo lì. No, 7 di Di stimolo. Solo il cross del gol in corsa in quella maniera mette una palla Callegari di 6, Gresi. Magari 6, 6, perché il non suo di lo più, fa. però il suo. Il suo lo fa, perché adesso da Callegari non è che mi aspetto che Infatti. si carica lui la squadra. Cioè, voglio dire, lui si trova a sostituire uno che in teoria dovrebbe essere il cardine del gioco della Ternana, che è Vives, no? Antico, un cardine antico, però cardine. Beh, toccherà oliarlo un tantino, come Un che pilastro, un vuoi, un marmoreo. pilastro. Sempre cavolate, devo No, dire. cavolate, Manini, cavolate. va bene, difendi. 6 e mezzo perché è stato insomma, uno dei giocatori Sì, più positivi per me quest'anno. 5 e mezzo. Per me 6 massimo. 6, 6. Insomma, che si fa? 6, 6. decido io. Se 6. no, che democrazia è. Salzano? Salzano 5, pieno proprio, per me, è una grande opzione, perché era Sì, partito molto per me. bene, sta partita dopo partita calando di Per questo rendimento. inizio di campionato 5 più che altro, perché è un po' deludente, uno dei più deludenti quello. Però Dei non sta migliori bene. tesi. Rispetto a quello che ci ha fatto vedere, sta Non ingalando. sta bene neanche lui, da retta. Vabbè, ragazzi, io Beh, preferisco non dare voti, perché senza se voto. lo dovessi dare Come sarei al per. militare, rivedibile. Ecco, facciamo finta che non è successo niente. Rivedibile. Fortunatamente è squalificato per la prossima, almeno si riposa, si Riposa. allena e entra in forma. Però ecco, penso, ovviamente senza voto anche Rivas, perché. Però era entrato bene Rivas. Sì, ma Bello, era il caso brillante. secondo te? Ma come fa a Stava sapere? Poi adesso a bene? decare, non è che Era possiamo. pronto? Come fa a Dicevo. saperlo? Se i medici gli dicono è pronto, gioca. Certo, Non sì, possiamo. ma poi. Senti, queste sciocchezze, facciamole dire altri. No, Non so, però. no, Che ho scusami, sentito dire da qualcuno, scusa, come ma fa a si è fatto male allo stesso scegliere? punto? No, no, non lo so, aspetta un attimo. quello diventa importante. Era, Non è colpa dei cani. quasi una settimana che stava bene, non l'ha portato l'altra volta, quindi Io vorrei era dire due parole. recuperato, Cioè, bisogna vedere se Ecco, si io è questo fatto voglio male. capire. Ho capito, però Questo scusa. voglio capire. Stai zitto un attimo, voglio capire questo, perché che Furlan stava in banchina, si sapeva che non stava benissimo. O no? Sì, però questo Magari dobbiamo. questo pure sta in banchina e sai che non è ancora al top, non sta benissimo. Sì, Io, sentivo. questa era la Ma domanda, se per si è cui fatto se tu male un lasciassi attimo. parlare, no? No, però che io sento Fossi delle un sciocchezze. fossi tu basta che sentenzi e che l'altro non capiscono No, niente, però e sei non tutto puoi infelice. prevedere un infortunio, questo dico, Non lo no. puoi prevedere, però puoi sapere se il giocatore sta bene o sta Ma così così, io mi come fiderei del stava medico. Furlan, perché se Furlan lo sapevi che stava così così, entra e non gli succede niente, Ascolta, no? Potresti aver fatto lo stesso posso dire una cosa ragionamento. seria? Allora, Era una Rivas. domanda la mia, non era E io ti un'affermazione, siccome rispondo. tu manco l'hai voluta sentire, già No, ho dai, sei due capito. sentenze, La domanda l'ho Marini capita. voto due questa La domanda l'ho settimana. capita. Ascolta, però, Bene. io volevo dire una cosa. Allora, Rivas, io penso che per farlo giocare devi sentire un medico. Gli avrà detto è disponibile. E questo, certo, non è che poi dice tante volte mi si infortuna e non gioca più. Per quanto riguarda Furlan, secondo me stava in banchina per prudenza. Ecco. Perché ci stanno parecchie partite, volevamo Va evitare, bene, no? Ecco, questo è sono stato tutto discorsi chiaro. diversi. Frediani 6 e mezzo. Mi è piaciuto anche a me 6 e mezzo. Tanti gli Sì. hanno dato 4, ho visto voti, Ma invece a me è tanti chi? piaciuto. Ma leggendo quella, Quale specialmente giornale? sul Ma 6 e forum. mezzo, cioè Giornali? così deciso 6 e mezzo?
Sì, sì, a me è piaciuto. Perché secondo me fatto sei, un lavoro... sei e mezzo. Entra nella azione del gol. Secondo me per Frediani vale quello che diceva un mio vecchio allenatore di età. Dice, saresti un gran giocatore, peccato che c'è anche la palla. Ecco, sei più allora. Nel senso che ha fatto anche, un gran lavoro. Anche quell'intermedice, ma... quindi, ok. Sì. Mari lungo sei e mezzo. Sì. Direi. Siete d'accordo? Sì, sì, sì. Sì, sì. Beh, ha fatto gol. Bifulco 5. Famo 5. Non giudica. Anche meno. 5, via. Diciamo la, meno. La telecamera l'ha salvato. 5 meno. Furlan. Notaio. 5 meno. Bene. Mostro meno, ti sei incattivito questo sì, meno. Sì, perché non voglio da 4 e mezzo. Furlan 6. Però manco 5. Perché 5 Salzano ha giocato meglio. Per cui sì, sì, è vero. Furlan 6, ma tanto ci voglio dire, ha giocato anche poco. Ah, perché... quasi senza voti. Figastro e Vantaggiato hanno fatto poco. Sono entrati, ma hanno fatto 5 e mezzo. Però Vantaggiato era entrato bene. Vantaggiato non è entrato male. Ha dato anche una gran palla a Marilungo che per... purtroppo, vabbè, sei, che purtroppo non ha controllato bene, che probabilmente cominciava a essere anche un po' stanco. Però da Nicastro ci aspettiamo qualcosa di più. Nicastro io metto senza voto, perché non, cioè, se no metto 4, perché ha toccato un pallone. Secondo me in Serie C c'è... De Gagne stavolta 4 e mezzo. Mi dispiace, se qualcuno si offenderà. Ma da già abbiamo detto 6. Allora, De Gagne 4 e mezzo dici, io non gli do un po' di più. Non cambia la partita. Sì, però gli do un po' di più perché, ti ripeto, se tu guardi... la gestione di questa gara va bene, però alla fine la squadra ti può, lui ti può dire abbiamo fatto 5 partite, siamo imbattuti, abbiamo fatto 9 punti, cioè è difficile contestare duramente. Ma quando i numeri ancora parlano della partita di poi il gioco sono d'accordo con te. Non è solo il gioco, Gianni, cioè se questo insiste a mettere con Bega, il gioco, che evidentemente sì, è sbagliato, i cambi, sono tante le cose. Però il primo tempo la Ternana comunque è scesa giù con un bel atteggiamento. Il primo tempo hai visto una squadra che era presente a se stessa, giocava, stava bene, un tiro a porta. Sì, secondo tempo neanche quello. No. Cioè, voglio dire, con l'Albino Leff il primo tiro a porta l'hai fatto al 72esimo. Cioè, voglio dire, a me non piace come stiamo giocando. E poi se sta squadra nel tempo gioca bene, poi, ma questa perché cala così? Attenzione, se esce fuori un campionato come quello di Anima la Cruna, per carità, alla fine ci sta. Chi vince c'ha sempre ragione. Perché, e comunque anche a Clacluna gli abbiamo detto di tutto quell'anno, perché sì, sì. Altro che addormentasse, peggio sì. Che da fatto. Ci addormentavamo. La cosa, non sai qual è la eravamo cosa? Eravamo anche più giovani. Adesso, la cosa adesso è ancora più facile. Di Tecani possiamo dire questo, che forse le migliori partite della Ternana sono state le prime. Cioè stiamo andando in una fase discendente, il trend è discendente in termini prestazionali. Quindi a me sembra questa qua una squadra, faccio un paragone con la finanza, no? Quando un prodotto è molto semplice, si chiama plain vanilla, cioè un prodotto basico. Allora la Ternana mi sembra una squadra basica, proprio vanilla, perché dà l'impressione di essere una squadra che individualmente è superiore a tutte le altre, e che sviluppa delle trame di gioco abbastanza... Senti, ma tu senza... un concetto, una volta lo rimbarzo del gatto morto, una volta perché la cerco di ma mettere insieme più... le cose... No, per darti no, l'idea di... Quel... Salame, no? Sì, no, ma perché mi serve... Rimbalzo il gatto morto. Rimbalzo il gatto morto era bello. Sono tutte suggestive. Senti, però... Ho portato bene tutta terra. Sai dove è criticabile? Dove è criticabile? È una scelta dei singoli. Cioè, questo li vede tutti i giorni. Appunto, stavo dicendo questo. Che tu, se fai una formazione semplice e scegli bene i singoli, il risultato cioè, con questa rosa. Io l'ho sentito dire, me l'hanno raccontato, non so se. Ma sì, l'ho sentito. Che fra Diachide e Gasparetto non c'è una gran differenza. No, ma. Iannarillo è un portiere che in Serie C, vabbè, sì, c'è anche Cagno. Cioè, questo è uno che in Serie C, chiunque lo vede e chiunque l'ha conosciuto dice che è uno dei migliori della categoria. Cioè, ci stanno altri giocatori che non devono. Lo stesso gestione di Vantaggiato, che magari non sarà al momento al massimo della forza. Cioè, ma se non lo fai giocare. Cioè, secondo me, nella scelta. Voglio dire, singoli. Nel senso, no? Dici, ma perché per Vantaggiato dici lo devi far giocare e quell'altro no? Perché Vantaggiato lo sai. E poi fa meno danno, comunque no, gioca. Ma lo sai quello che è, chi è, cosa è, che fa, che se sta in forma, c'ha un rendimento. Quell'altro magari entra in forma, più di tanto non lo sai. Ma poi il centrocampo di non lo sai ancora, non l'hai testato su un campionato professionistico. Questo è stato capocannoniere l'anno scorso. Paradossalmente con un attaccante in meno ci sarebbero stati meno problemi. Quello è un sì, però l'abbondanza di rosa, tanti allenatori dicono preferisco avere una rosa abbondante. Perché a questa squadra infatti è un paradosso. Un centrocampista, un Angiulli dell'anno scorso per capirci. Che non giocava. E un trequartista. Che sarebbe costato 2 lire per anno. Un trequartista. Un trequartista a meno che non tremolata, che non è avuto. Tremolata.
Vabbè, lasciamo stare. Però queste sono cose che comunque le avevamo dette, che mancavano sì, trequartista, sì, abbiamo ripetuto. Cioè, tu dici abbondanza della rosa, no? Tu però abbondanza in alcuni ruoli, abbondanza in alcuni ruoli, mica in tutti. No, però, beh, vabbè, a centrocampo c'hai fuori Rivas, Altobelli, Vives, tre centrocampisti su sei. Sentite, questo Giraudo, io non ho avuto il piacere di vederlo ancora, però mi dicono che si è portato a centrocampo, ha fatto delle buone prestazioni. Ma anche in difesa, un difensore veloce, andava prendendo, amichevole poi. In difesa dovrebbe andare al posto a Lopez, la vedo complicata. Però Manoletto è stato... Lopez lo sposta a centrocampo. Vabbè, io Lopez lascio stare lì, perché mi sembra una delle poche certezze che c'è sta squadra. Questo ragazzo mi ha detto che l'hanno portato invece a centrocampo in amichevole e si è comportato bene. Sì, l'ha proposto come terzo di centrocampo. Lo stesso ragazzetto Nesta, secondo me in questo momento non è inferiore a Bifulco. Parente? Però è un esterno Nesta, no? Beh, appunto, sì, non è inferiore a Bifulco. Io, primavera. Pallino mio, il ragazzino Filipponi che giocava con la Beretti, ha fatto 4-5 gol finora, potrebbe anche convocarlo, è un regista naturale, davanti alla difesa, è uno che... Voglio dire, secondo me non è che ha niente da invidiare a Callegari piuttosto che altri giocatori. Mi faccio sbilanciare, ma sono, sei d'accordo o no che una scelta dei singoli di Cagno sta, non dico fallendo, però sta commettendo errori gravi. È discutibile? È discutibile. Ci sta poco da dire, cioè... È discutibile? È discutibile? Ne discutiamo dopo la pubblicità. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema pergotenda, le strutture outdoor bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Bene, eccoci in studio per l'ultima parte di trasmissione. Alessio ha deciso che dobbiamo parlare del non gioco della Ternana. Vogliamo parlare? Beh, adesso puoi dare una definizione di gioco. A me sembra che avevamo già parlato. No, però. Dare una definizione di gioco non è facile. È chiaro, la Ternana fino adesso non ha una manovra spumeggiante. Palla a Lopez e cross. Non ha creato, mi sembra questo l'unico schema al momento. Non ha creato, anche quando ha dominato dal punto di vista della supremazia territoriale, grosse occasioni da gol, tante occasioni da gol. Diciamo che è anche una squadra però che ottiene il massimo da quello che riesce a costruire, che è anche una buona notizia. Massimo. Non siamo stati neanche sfortunati fino adesso. Il massimo non mi pare. Nelle decisioni arbitrali mi pare che gli arbitri stanno facendo il loro dovere, cioè nel dubbio danno ragione a noi. Ultimamente. Giustamente. Cioè, stavo parlando di Ternana e, che ne so, Vispesa. O Ternana e poi con la Vispesa non si sa. Però Ternana Virtus Verona. È chiaro che mi sono dubbio devono favorire la Ternana.
tra l'altro è stata danneggiata. Il concetto lo ribadisce ogni puntata. Beh, però no, tutto sommato, no, ma se in Serie A viene favorita quasi sempre la Juve. Primo perché... No, che si... Tu ti prendi tu la responsabilità. Primo perché lui ha vinto 47 scudetti anche la Roma. Primo perché la, primo perché la Ternana è un blasone superiore alla Virtus Verona. Secondo perché ci devono risarcire di quello che è successo quest'estate, è chiaro, no? Speriamo. Scusa, voglio aprire una parentesi. Speriamo. Perché Marini io lo detesto. Tu stai dicendo che la Roma come la Juve viene favorita. Sto dicendo, il rigore della spalla l'hai visto? Era una chiara provocazione per farti infosire, ecco. Ma è vero. Perché? È vero, perché la Roma con la spalla si danno rigore, si fiano netto. Secondo me con la netto, perché il tuo ragazzo che è bravo è stato ingenuo. Invece quello su Geo andava bene. Ma dai, mo parliamo della Ternana. Ma sei un zomaro canapino. Io sulla Ternana ti dico, posso dire quello che va adesso e che non va? Riciterai a memoria la formazione del Rimini. Al di là, diciamo, del gioco, vabbè. Cosa va e cosa non va? Allora, sicuramente va la difesa. Perché la difesa comunque ha dimostrato con questo assetto Bergamelli, Diakité, adesso vediamo Ristov, però mi pare che è abbastanza centrata. Ci abbiamo due problemi con la difesa. Il primo è quello dell'uscita di un centrale quando arriva vicino all'area di rigore l'avversario pronto a calciare. Ci abbiamo preso gol contro la Triestina e varie situazioni di difficoltà. Il secondo, come ho detto prima, andiamo un po' in difficoltà su palla scoperta, però comunque la difesa mi pare ben rodata, abbiamo preso due gol e quindi ci siamo. Centrocampo nella sua conformazione, come dire, standard, titolare, tutto sommato ha bisogno sicuramente di un interditore, però ci si può lavorare. Adesso, l'attacco, Alessio, appena finisce. L'attacco, dobbiamo risolvere questo problema, cioè di far giocare insieme Vantaggiato e Marilungo e cercare in tutti i modi però di non tirar fuori Furlan. Quindi va bene il 4-3-1-2 oppure il 4-4. Salvaguardando anche un certo turnover, perché siamo naturalmente facendo giocare Vantaggiato e Marilungo vicini e non larghi, quindi non, né Vantaggiato esterno sinistro né Marilungo troppo. Non sarà che Budic ha cacciato la palla lontana dalla zona. Però Budic è un ragazzo che per carità ha delle qualità eccezionali, però vabbè, è normale che venga visto come quarta punta. Però se gioca bifulco titolare qualche partita potrà anche Budic. Esatto, sono d'accordo con Tommaso te. Tommaso Ferrante, ci parli dettagliatamente del Rimini. Dettagliatamente. E ci dia le ultime notizie di... Tu aspetta prima, scusa. Societaria. Tommaso. Tu lo conosci un giocatore del Rimini? Ce n'è uno. Noi... Candido. che ruolo c'è? Che giocatore? Trequartista. Come è fatto? Con chi giocava? Con chi giocava? Beh, chiedi troppo. Mi sembra un brevilinio, per non dire peggio. Piccolino, sì. Ecco. Fantasio. Cioè, c'è una squadra, comunque vai, c'è una squadra che... Questo è più famoso. Che non si sa chi è questa gente. Vai. Rimini ha debuttato con una vittoria, poi sono sei partite che... 4 pareggi, 2 sconfitte, è una neopromossa. Infatti, viene... tanto è vero che l'allenatore sembra che... Sì, l'allenatore al momento in cui stiamo registrando avrebbe rassegnato le dimissioni, non sappiamo se poi effettivamente verranno accettate dal presidente. Ma essendo amico col presidente, aggiungo questo, visto che tu mi interessi, siccome sono amici, ha chiamato proprio per quello, quindi diciamo c'è un rapporto oltre il calcio, bisognerà vedere se il presidente accetterà le dimissioni. Sì, anche perché è l'allenatore che ha portato il Rimini dalla Serie D al campionato. L'ha preso l'anno scorso a dicembre. Sì, stava sì, a Riccione questo. Stava a Riccione, sì. È un ex attaccante navigato, Righetti si chiama. E che dire appunto del Rimini? Il Rimini è una formazione che ha subito per tutte e 7 le partite almeno un gol. È la terza difesa più battuta del campionato. E pericolosa negli ultimi 15 minuti, perché 4 dei 9 gol subiti li ha segnati l'ultimo quarto d'ora, quindi è reduce dalla sconfitta parecchio pesante, perché per loro il derby appunto quest'anno era con l'Imolese, hanno preso 3 gol. Sono derby insomma, danno la dimensione in cui grazie alla grande stagione dell'anno scorso ci siamo dovuti calare. Derby della Via Emilia questo, sì. Ecco. Il loro capocannoniere dovrebbe essere squalificato, che è Volpe, un ragazzo del 97, ha fatto 3 gol. Infatti stavo per dire che c'hanno anche questo Volpe, che è bravo. Sì, è un ragazzo che è cresciuto nel Frosinone. 5 partite in Serie B in 2 stagioni diverse, l'hanno preso quest'anno. Caratteristica simile a quella dell'Albino Leffe, che hanno anche loro un portiere espertissimo dell'83, come Scotti, Coser, Scotti. Sì, che è Scotti. Se
Senti, di punta per... mancherà, scusa, vai, vai. Di punta mancherà questo Volpe che è il più bravo. Giocano uno che è montenegrino, si chiama Šikarević. Sì. Un altro Buonaventura. Questi sono attaccanti. No, no, stiamo scherzando. C'è anche Fasciano. Massimo rispetto. Anche ci stanno, no. Massimo rispetto a questi ragazzi. Detto per inciso, comunque non c'entra niente, ma il Monza ha esonerato l'allenatore, Berlusca ha deciso che prenderà. Hanno preso già Brocchi. Brocchi. Era previsto. Berlusconi, non buono. Berlusca. Vabbè. Ma che è sta confidenza? Era previsto che comunque, avesse preso Brocchi. Hanno preso Brocchi che, seguendo il Milan, sicuramente insomma non è niente di che, per cui io sono però stato magari si porta qualche giocatore. Girone B che però ci sono Monza stati ben 4 cambi di allenatore su 6 in tutta la Serie C, quindi parecchio movimentato il nostro girone in termini di cambi allenatori. Posso dire che è una cosa pietosa la Serie C? Certo. Già non ne posso più. No, veramente sono le squadre che trovare notizie su questi giocatori non è facile. Ma adesso con tutti, magari sono bravi, no? Perché poi insomma li vediamo giocare. Ma magari anche no. Però insomma ecco, non sono giocatori che per quanto uno ci abbia il massimo rispetto e anche insomma cerca notizie su sti ragazzi, ti dico l'esterno sinistro si chiama Guiabre e il macedone, no aspetta, no, il macedone si chiama Alimi e gioca centrale, centrocampo. Ma Kosu invece era Kosu. Kosu era rumeno del comunque vedendo la classifica, la Fermana lì in seconda posizione, e domenica c'è Pordenone Fermana, fa abbastanza specie perché è una squadra che non è certo stata allestita per stare in quelle zone. Questa è un'altra di quelli che ci odiano a morte, non ho capito perché gli abbiamo fatto la Fermana, come disse un vecchio tecnico, però siamo noi, Fermana, sì. Non rivanghi. Va bene, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Sì. Vi ricordo che. Quindi andiamo... tu oltre a Candida hai capito un giocatore del Rimini? Ma non me ne può fregare meno. Guardo la partita, poi se qualcuno mi tre punti o mi niente. Fa brillare, mi fa brillare gli occhi, mi informo come si chiama. Perché per esempio. Bene, abbiamo finito. Ci vediamo online martedì. Primissimo pomeriggio, la sera su Rete Sole, canale 13 digitale terrestre alle 22:40-35, più o meno lì. Appena finita la Champions League, tac, che calcio vuoi? Ringrazio e saluto Gigi Manini, Gianni Giardinieri, ciao, Tommaso Ferrante, non tornare mai più, grazie. Okay. Mandaci Madolini che almeno lo massacriamo e completiamo il cerchio. Grazie a voi che ci avete guardato. Però mica ha detto le sciocchezze, voglio dire. No, è stato bravo, appunto, dopo siccome dicono che noi non capiamo niente, uno che fa una bella figura, ce la fa pessima a noi, no? Abbiamo elevato il livello della trasmissione. Te capì. A beneficio di tutti questi eroi della sera. Ciao!